Cesare Evola nasce a Roma il 19 maggio 1898 da una famiglia siciliana di nobili origini. Noto come Julius Evola, è senza dubbio una delle più grandi intelligenze del XX secolo, portatore di una concezione dell'uomo e del mondo che nega radicalmente ogni dignità al complesso di valori oggi imperante. Si tratta di una visione organica, incorruttibile e compiuta, che non consente recuperi intellettualistici né parziali né strumentali, come invece è accaduto per altre intelligenze che ne sono state penalizzate, per esempio Ezra Pound, Céline, Giovanni Gentile o lo stesso Friedrich Nietzsche. Di Evola si parla solo ogni tanto e comunque sempre meno, e se ne parla solo in senso dispregiativo e quasi esclusivamente in riferimento ai suoi saggi più scabrosi, quelli sulla razza, nonostante che lo stesso Evola si fosse pronunciato sul tema in modo tale da non lasciare dubbi in proposito. Contro il razzismo materialistico avevo già avuto occasione più volte di prendere posizione. Circa il neopaganesimo nazista, in una conferenza stampa che tenni nel 1936 in occasione di una mia conferenza al Kulturbund di Vienna, ebbi a dichiarare che le corrispondenti teorie erano tali da indurre a divenire cattolico anche chi avesse le migliori disposizioni per professarsi pagano. Si sottace, al contrario, la multiforme attività di questo singolare studioso, che fu poeta, pittore, cultore di scienze esoteriche e alchemiche, filosofo, studioso delle dottrine sapienziali religiose orientali, indagatore e divulgatore di miti, simboli e leggende. Lo dimostrano in modo esauriente tutti i suoi libri, alcuni dei quali più volte ristampati. Attento osservatore dei moderni fenomeni sociali e delle devianze giovanili, la sua produzione saggistica è sterminata e disseminata in migliaia di articoli apparsi sulle testate più diverse. I titoli dei libri da lui pubblicati e tradotti in diverse lingue parlano da soli. Quello che ci proponiamo di fare qui e nei lavori che seguiranno è proprio di raccontare Julius Evola, il suo pensiero e la sua opera attraverso la storia della sua vita, con immagini, musica e parole, a cominciare, paradossalmente, dalla sua morte e dai suoi insoliti funerali fra le nevi eterne. In questa prima parte si darà ampio risalto a uno degli interessi giovanili di Julius Evola, quello artistico, manifestatosi attraverso la rivoluzionaria scelta Dada in pittura e in poesia. Si tratta di un aspetto della personalità di Evola pressoché misconosciuto. I suoi estimatori superficiali si limitano a considerare Evola un ideologo politico, o peggio, un mago occultista, e i suoi numerosi detrattori, più superficiali ancora, preferiscono relegarlo al ruolo di razzista e di cattivo maestro dei neofascisti italiani. Si può dire a ragione che l'itinerario esistenziale di Julius Evola è quantomeno singolare e prima di battere le vie per le quali oggi è maggiormente noto, il giovanissimo Giulio Cesare sperimentò vari campi e domini del pensiero e della ricerca. Sperimentazioni, come lo stesso Evola specificherà più tardi, che non furono in nessun modo la condizione necessaria per l'approdo successivo e definitivo alla sua visione del mondo. In genere bisogna considerare il fatto che in buona misura io ho dovuto aprirmi da solo la via. Non ho avuto l'aiuto inapprezzabile di cui in altri tempi e in un diverso ambiente potei usufruire nello svolgere un'analoga attività chi fin da principio era direttamente collegato con una tradizione viva, quasi come un disperso. Ho dovuto cercare di riconnettermi con i miei propri mezzi ad un esercito allontanatosi, spesso attraversando terre infide e perigliose. Ciò premesso, quanto a equazione personale, due disposizioni sembrano caratterizzare la mia natura. La prima è stata un impulso alla trascendenza, impulso manifestatosi fin dalla prima gioventù. Come conseguenza, da tempo mi è stato proprio un certo distacco dall'umano. Vi è chi ha ritenuto procedere tale disposizione da un residuale ricordo,
è anche il sentimento che io ho avuto. La seconda disposizione la si potrebbe chiamare da kshatriya. La parola in India ha designato un tipo umano incline all'azione e all'affermazione, guerriero in senso lato e opposto a quello religioso, sacerdotale o contemplativo del brahmana. Nella mia adolescenza, mentre seguivo studi tecnici e matematici, si sviluppò in me un interesse naturale e vivo per le esperienze del pensiero e dell'arte. Passavo intere giornate in biblioteca in un regime serrato ma libero di letture. In particolare, per me ebbe importanza l'incontro con pensatori come Nietzsche, Michael Stetter, Weininger. A parte gli autori accennati, va menzionata l'influenza che su me adolescente esercitò anche il movimento che alla vigilia della Prima Guerra Mondiale e durante la prima parte di essa ebbe per centro Giovanni Papini con le riviste Leonardo e L'Acerba, in seguito in parte anche con La Voce. Fu il periodo dell'unico vero Sturm und Drang che la nostra nazione abbia conosciuto, dell'urgere di forze insofferenti, del clima soffocante, dell'Italietta borghese, del primo Novecento. Così si esprime lo stesso Evola nel libro Il cammino del cinabro, una suggestiva e inusuale autobiografia che costituisce un ideale filo conduttore per questa narrazione. Giugno 2004, nel trentennale esatto della morte, si è tenuta a Roma, presso Casa Pound, una partecipata commemorazione dello studioso. Tra i relatori era presente uno dei più fedeli seguaci e amici di Evola, Mario Cohen Belinfanti. Racconterò allora la morte. Dunque, dopo questo ricovero in questa clinica, fu portato, finalmente stava un pochino meglio, fu portato a casa. Io andai a trovarlo ed era una domenica precedente, praticamente sarà stato il 9 giugno di quell'anno. Mi accompagnava mia moglie e lì c'era la sua badante, che era una governante altoatesina, e poi c'era una signorina, una sua cara amica che da anni, insomma, cercava di aiutarlo in qualche modo. E eravamo noi quattro. A un certo punto lui era arrivato a uno stato di debolezza tale che non aveva più voce, e quindi quello che desiderava lo faceva capire a gesti. A un certo punto questa badante gli portò una tazza di tè e lo rifiutò. Allora fui io che intervenni, riuscì a fargli qualche sorso di tè, e questo qualche sorso di tè gli ridette la voce. Quindi pensate a che stato di prostrazione era arrivato. A questo punto ci chiese una cosa che naturalmente c'era all'inizio, perché voleva alzarsi, essere vestito e alzarsi. Va bene, allora lì il compito di noi l'unico uomo ero io, poi c'erano tre donne in sostanza, ed era praticamente un uomo di 1,90 m, con un'ossatura molto robusta, che era ridotto uno scheletro, però quindi vestirlo non fu onestamente una cosa molto agevole. Ci riuscimmo, si alzò dal letto e si volle appoggiare alla sua scrivania che dava di fronte, c'era la prima finestra, e sullo sfondo si vede tuttora, va bene, il fontano del Gianicolo, il colle di Giano, va bene. Restò fisso su questa finestra per una decina di minuti, lui si
arrivava che cosa non andava, poi ci chiese di essere in esame. Il martedì successivo, quindi quei giorni dopo, praticamente io non ero presente, però ripetette la stessa, fece la stessa richiesta, un vestito, si mise in piedi davanti alla sua, appoggiato alla sua scrivania, sempre con la finestra aperta di fronte al zanicolo, e crollò, morto. Questa è stata la morte di un secolo. La tomba della famiglia Evola si trova a Roma, al cimitero del Verano. Ufficialmente, i resti mortali di Julius Evola sono custoditi qui. In realtà, le sue spoglie mortali giacciono nelle profondità di un crepaccio del ghiacciaio dell'Iss, nel massiccio del Monte Rosa. Tra coloro che si occuparono delle esequie, oltre a Paolo Andriani, c'era Renato Dal Ponte, che presenziò la cremazione, avvenuta a Spoleto nella notte fra il 10 e l'11 luglio 1974. Le ceneri, così ricorda lo stesso Dal Ponte, furono collocate in due urne fittili di foggia antica, perfettamente uguali, poi cementate e sigillate. Una di esse, pressoché vuota, sarà destinata al cimitero del Verano. L'altra, colma sino all'orlo, sarà destinata al ghiacciaio dell'Iss. Quest'ultima, affidata a Maria Antonietta Fiumara, sarà portata verso la fine di agosto a Gressoney Saint-Jean. Ad accoglierla, l'antico compagno di cordata di Evola e con lui conquistatore della parete nord dell'Iscamo orientale il 29 agosto del 1930, la guida emerita Eugenio David, senza il cui attivo contributo, nulla di quanto nei giorni seguenti avverrà avrebbe potuto avere successo. Dal giorno della morte ci volle dunque un mese affinché si potesse eseguire la cremazione e un altro mese e mezzo per far giungere l'urna cineraria alla sua ultima destinazione. Bisogna tener conto che ancora agli inizi degli anni 70 la cremazione era una pratica poco diffusa e il trasporto delle ceneri fuori del cimitero per conservarle o disperderle era equiparabile a un reato, punibile in quanto tale a norma di legge. Se le ultime volontà di Evola furono rispettate, lo dobbiamo soprattutto all'efficienza della sua segretaria Maria Antonietta Fiumara. Poi a Renato Dal Ponte, che si mobilitò riuscendo a mettere la signora Fiumara in contatto con Eugenio David, già compagno di scalate di Evola, e da ultimo allo stesso David, che organizzò l'ascensione ai ghiacciai del Rosa. Nella tarda estate del 2004 siamo stati nella terra dei Valser, a Gressoney, per incontrare uno dei figli di Eugenio David. Compagno di chi scrive è stato Eugenio David di Gressoney, una fra le migliori giovani guide valdostane. Alto, agile, nervoso, di fermezza pari al coraggio, pittore e musicista oltre che alpino. Egli
era il miglior compagno che poteva desiderare chi, come me, preferisce batter da solo o quasi la montagna e tentarne le cime più d'assalto, se così si può dire, che non per lenta, assicurata e metodica conquista. Così scrive Evola per la rivista del CAI, nell'articolo intitolato La parete nord dell'Iscamo orientale e dedicato alla scalata della stessa, da lui eseguita il 29 agosto del 1930. L'articolo si trova ora in Meditazioni delle vette, che raccoglie diversi scritti evoliani relativi alla montagna e all'alpinismo. Nel luglio del 1974, dunque, Renato Dal Ponte si mette in cerca di Eugenio David e lo fa per posta, nella speranza che il compagno di scalate del giovane Evola, o, nella peggiore delle ipotesi, qualche suo erede, riceva e legga la lettera. Nelle disposizioni testamentarie, Evola raccomanda che, una volta cremato, le ceneri siano consegnate a Maria Antonietta Fiumara, alla quale ha lasciato precise disposizioni in merito alla loro sistemazione. Nella lettera a David, Dal Ponte lo informa non solo della morte di Evola, ma anche della sua volontà che sia proprio lui, David, a portare in vetta le ceneri. Eugenio David è ancora vivo, riceve la lettera e risponde. Mi è spiaciuto moltissimo del decesso avvenuto di recente del caro Evola, che, lo ricordo benissimo, ci siamo conosciuti qui in paese e su per le capanne. Era sempre in giro solo, facendo tutte le ascensioni da solo, anche le più difficili di questa zona. Così ho trovato il compagno che faceva per me, per questa ascensione che già un po' intendevo di compierla. Questo avvenne alla fine della stagione dell'anno 1930, perciò eravamo allenatissimi. La lettera si chiude con la dichiarata disponibilità ad occuparsi dei funerali alpestri dell'amico Evola. Fu così che, dopo un viaggio iniziato in treno e concluso in pullman, Maria Antonietta Fiumara consegnò nelle mani di Eugenio David l'urna funeraria. Mi ricordo papà quando mi diceva, l'avevano incaricato di preoccuparsi di mandare su queste ceneri. Era tutto emozionato, contento papà, ormai non andavo più su. Poco distante dall'abitazione di Nando David c'è quella dei tre fratelli Schinobal, guide alpine. Alla gente comune il loro nome non dice nulla, ma per chi è addentro alle cose di montagna, i fratelli Schinobal, che vanno annoverati tra gli ultimi rappresentanti dell'alpinismo eroico refrattario alle luci della ribalta e soprattutto alle sponsorizzazioni eclatanti, sono un vero mito. Le loro imprese leggendarie sono narrate in un libro oggi introvabile, pubblicato nel 1985 dall'editore Dall'Oglio, con il titolo Due Montanari. Ancora giovani, furono loro ad essere incaricati da Eugenio David di eseguire materialmente il funerale alpestre di Evola. Assente Renzo, impegnato sul ghiacciaio del Rosa, e deceduto solo 15 giorni prima a Oreste, incontriamo Arturo. Ma noi siamo stati interpellati da Eugenio David, allora era già guida emerita. Tempi. E ho chiesto a me Oreste appunto di, se erano disposti a fare un'operazione su Monte Rosa. E lui ha insistito molto che si facesse la cosa tutta in segreto, perché era una cosa che non bisogna far sapere nessuno. Voi che rapporti avevate con Davide? Buono, lui era anche il nostro maestro di musica, c'erano degli ottimi rapporti, ci stimavano. Era pittore, musicista? Faceva, sì, lui faceva un po' di tutto, faceva custode di case per ferie, poi insegnava la musica, era il direttore qui della banda musicale. E poi faceva anche, dipingeva,
faceva un po' in bianchino, i lavori che si fanno di solito. E così niente, un giorno ti diceva, noi eravamo, allora eravamo dei cavalli da corsa, e lui lo sapeva, tra l'altro siamo anche parenti. Comunque niente, ci dice se siamo disposti a fare questa operazione, alla fine ci svela quello che c'è da fare, non c'è da portare su nelle ceneri e calare in uno dei crepacci nella zona dove era in vista la parete nord dell'Iscam. Lui insisteva che si vedesse la parete nord, il crepaccio. Potevamo scegliere noi. E poi tra due piedi mi ha detto, ma la parete non si vede bene dal ghiacciaio del Grenz, quindi in territorio svizzero. Proprio ha detto, no, forse è meglio in territorio italiano, non in Svizzera. E lì eravamo un po' perplessi, ci siamo detti, ma se riusciamo a trovare un crepaccio dove si vede la parete nord, nei pressi del Colle dell'Iss, fare. Resta fra il Colle della Scoperta e il Colle dell'Iss, e lì ci sono alcuni crepaccioni profondi, sono sullo spartiacque fra la Svizzera e l'Italia. E noi abbiamo accettato perché eravamo sempre, l'avventura ci piaceva e poi... E quindi come si è svolta? Allora insisteva in fare cose in gran segreto e alla fine abbiamo combinato così, con l'ausilio di nostro fratello. Anche lui, allora era forse era l'aspirante guida, non era ancora guida. Questo è da Renzo. Renzo. Lui aveva il compito di portare questa urna da qui alla capanna Agnifetti. E a lui gli è stata data da Davide? Probabilmente sì. Sì. E non sapevate niente della persona, cioè di chi appartenevano a quelle ceneri? Non sapevate nulla? No, parlava di... si diceva che era di Julius Evola. Che era stato un suo amico che aveva scalato con lui negli anni 30. Sì. Scalata nord dell'Iscam e soprattutto tenere il gran segreto, non ci ha detto che è vietato dalla legge, non ci ha detto questo, bisogna fare le cose in segreto, in nascosto, perché bisogna fare attenzione. Non abbiamo fatto altre domande, abbiamo accettato l'incarico. Allora io e Oreste avremmo salito verso la capanna Sella. Sì. Avremmo attraversato il Lisca per raggiungere la capanna di Feri dall'alto, questo sì. Per non dare nell'occhio, sì. Se no diventava una piccola spedizione. Uh-huh. E così è stato. Nel pomeriggio, quando noi arrivavamo alla capanna di Feri, Renzo e il suo compagno erano già lì sul posto, e avevano appunto, abbiamo chiesto, ma c'è l'urna? Sì, sì, c'è. E lì sotto la scala, nel sacco. Così. E qui ho conosciuto questa persona, adesso non ignoro il nome. E così in quel pomeriggio siamo ripartiti. No? E abbiamo dalla capanna Nifeti, avete risalito il ghiacciaio. Abbiamo risalito il ghiacciaio dell'Iss. Io ho la fotocopia di... Però avevamo sempre l'impressione di essere seguiti. Sì, ecco, perché ci siamo chiusi. È una cosa molto strana. Questo sono io, questo è Oreste. Se fu prima o durante l'esperienza bellica che Evola ebbe il suo primo incontro con l'alta montagna. Di certo sappiamo delle sue frequentazioni dolomitiche, delle sue scalate sui monti austriaci e soprattutto dell'attrazione per il prediletto Monte Rosa negli anni 20 e 30. Se si leggono in controluce alcune righe del Cammino del Cinabro, par di capire che a ridosso della crisi del 1921 Evola fosse a conoscenza di un poco noto saggio di Georg Simmel intitolato Le Alpi.
Nelle prime pagine del testo egoliano si accenna infatti a una frase di Simmel sulla massima intensità del vivere che, grazie ad un mutamento di polarità, porta a un più che vivere. E questa stessa frase è collegata subito dopo a un pensiero del Buddha sull'estinzione, che condusse Evola oltre la tentazione suicida. Nel saggio di Simmel, tra l'altro, si può leggere: il trascendente non ha forma. Forma significa limite, e perciò l'assoluto, essendo senza limiti, non può essere formato. Esiste dunque un non formato in mezzo a tutte le forme, e un altro non formato sopra tutte le forme. L'alta montagna, con la cupa violenza della sua massa puramente materiale e il suo anelare ultraterreno, con le sue regioni nevose trasfigurate al di là delle tensioni della vita, unisce tutte e due in un unico accordo. Quella sua forma, priva di un vero e proprio significato, permette di riunire il sentimento e il simbolo delle due grandi potenze dell'esistenza, ciò che è meno di ogni forma e ciò che è più di ogni forma. È un concetto, questo di Simmel, che si può tranquillamente scambiare per dottrina orientale. E sostituendo trascendente con astrazione, altro non si avrebbe che una pura formulazione Dada. E i due domini della sapienza orientale e dell'arte astratta sono entrambi ben radicati nella cultura di Evola. Julius Evola pratica dunque l'alpinismo. Per lui, l'esperienza della montagna rappresenta, al di là della stessa prova fisica, la possibilità di una realizzazione interiore che assai di rado può offrirsi oggi all'uomo moderno dell'Occidente, intendendo con questo termine quell'Occidente oppressivo e violento che nega prevaricandola la realtà della natura e che va allestendo con cura meticolosa il proprio suicidio alla ricerca di fonti alternative, ma alternative forse al più profondo se stesso. Per Evola la montagna si presenta come il guardiano della soglia iniziatica che ogni uomo degno di questo nome dovrà almeno una volta nella propria esistenza affrontare. Altrimenti sarebbe valsa la pena di non essere mai nati, poiché il significato dell'esistenza consiste unicamente nel realizzare se stessi, e si realizza se stessi provando se stessi. La montagna è anche potenza di visione sulla solitudine, sul silenzio, sul vuoto, capacità di risveglio del divino che è nell'umano, forza di trascendenza che ci permette di ascendere vittoriosi alla vetta del sé. La montagna ci si svela per simboli ed enigmi. La montagna delle alte vette lucenti cristalline, con le sue forme nitide e decise scavate nel ghiaccio, ci determina i contorni di quel mondo iperuranio al quale solo desideriamo ritornare. Osserva Evola. Chi abbia conquistato la montagna, cioè chi abbia saputo adeguarsi ai suoi significati fondamentali, ha già una chiave per comprendere lo spirito ario-originario e poi quello stesso della ario-romanità in tutto quello che essa ha di severo, di puro, di monumentale. Una chiave che vanamente si cercherebbe per le vie della semplice cultura e della erudizione. La montagna è infine palestra fisica di ammaestramento interiore, con le sue ovvie vittime e i suoi meno ovvi vincitori. Il suo massimo pregio consiste nel non poterla avvicinare impreparati, necessitando di un lungo tirocinio. Come un maestro di buona scuola, la montagna infatti non ama i compromessi e non perdona ai vili e agli inetti. E in tal modo l'ascesa diventa ascesi. Accostarsi alla montagna, salirla, fu per Evola la perfetta traduzione in un ambiente naturale estremo di quel continuo esercizio all'autotrascendimento eroico, attivo, di cui egli ci parla in tutta la sua opera. Ovviamente questo non escluse altri aspetti di ordine inferiore e tuttavia li subordinò. Si può dire che Evola, nei suoi scritti sulla montagna, tradusse in chiave teorica e dottrinale quel che René Dommal, nel suo Monte analogo, seppe esprimere in chiave letteraria e allegorica.
Accostarsi alla montagna, salirla, fu per Evola la perfetta traduzione in un ambiente naturale estremo di quel continuo esercizio all'autotrascendimento eroico, attivo, di cui egli ci parla in tutta la sua opera. Ovviamente questo non escluse altri aspetti di ordine inferiore e tuttavia li subordinò. Si può dire che Evola, nei suoi scritti sulla montagna, tradusse in chiave teorica e dottrinale quel che René Dommal, nel suo Monte Analogo, seppe esprimere in chiave letteraria e allegorica. Non si può restare sempre sulle vette. Bisogna ridiscendere. A che pro allora? Ecco, l'alto conosce il basso non conosce l'alto. In queste semplici parole di René Dommal si racchiude il senso dell'esperienza e della spiritualità della montagna. Evola non poteva dunque essere più allegorico di quanto non lo sia stato, scegliendo per i propri resti mortali i ghiacciai eterni del Monte Rosa. Presi parte alla guerra, dopo aver frequentato a Torino un corso accelerato per allievi ufficiali di artiglieria. A tutta prima fui assegnato a posizioni montane di prima linea, vicino ad Asiago. Anche là continuai, come potei, i miei studi. Dalle esperienze della guerra e della vita militare non trassi però tutto ciò che esse in altre circostanze avrebbero potuto darmi, anche perché non mi trovai impegnato in azioni militari di rilievo. Eppure è proprio nel corso della guerra, al fronte, sotto il fuoco nemico, che Evola ha un'esperienza straordinaria, molto significativa e non priva di conseguenze destinate a incidere profondamente sul suo successivo itinerario personale. Nelle trincee del Monte Cimone, dunque, in una notte imprecisata tra il 1917 e il 1918, il giovane ufficiale di artiglieria da montagna vive una forte esperienza che così descriverà 10 anni dopo, nel 1928. Un ricordo che non mi si cancellerà mai, quello di una notte di guerra. Ero molto lontano nel distacco lucente. L'allarme ad un tratto, mi riafferro, sono in piedi, sono sulla linea delle batterie. Che cosa allora si scatenò nel profondo? Che cosa mi resse? Che cosa mi portò miracolosamente in ore d'inferno? Che cosa agì nella lucidità soprannaturale di ogni gesto, di ogni pensiero, di ogni ordine dei sensi che afferravano ogni percezione prima della percezione? E caso sia pur stato il restare illeso rimanendo in piedi, sentivo che potevo restarvi con granate che scoppiavano vicino. Non lo saprei mai dire. Ma che cosa potevano essere gli dei omerici, immortali discesi in seno alle sorti epiche degli uomini? Allora certamente lo adombrai e seppi ciò che non sanno gli uomini nel loro povero parlar di idoli. Così Evola, coperto dallo pseudonimo di Jagla, scrive nel 1928 sul quinto fascicolo di Ur, sezione Esperienze. In quella notte imprecisata, un improvviso e furioso attacco nemico sorprende il giovanissimo ufficiale, immerso non nel sonno, ma in uno stato di veglia che dobbiamo presumere, in certa misura, staccato dai sensi. L'allarme scuote il giovane che, sorpresissimo, osserva come il proprio stesso tornare subitaneo alla realtà dei corpi e a quell'esercizio estremo della concentrazione vitale che è il combattente in azione, riverberi la qualità lucente dello stato interno sull'agire esterno. E tale strana presenza vede articolarsi in gesti, impregnare parole e cose, compattarsi in certo modo con l'ordinario mondo sensibile. Ma a differenza di tanti altri futuristi illustri, da Marinetti a Balla, da Papini a Soffici, l'Evola futurista, sottratto dalla guerra al suo stato artistico di poeta e pittore, avrebbe preferito di gran lunga combattere sotto le bandiere degli imperi centrali. Per me era inconcepibile che tutti costoro, con alla testa l'iconoclasta Papini,
sposassero a cuor leggero i più veti luoghi comuni patriottardi della propaganda antigermanica, credendo sul serio che si trattasse di una guerra per la difesa della civiltà e della libertà contro il barbaro e l'aggressore. Mi ricordo che a quel tempo scrissi un articolo in cui sostenevo che, anche a voler combattere non a fianco della Germania ma contro di essa, lo si sarebbe dovuto fare sposando i suoi stessi principi, non già in nome delle ideologie nazionalistiche e irredentistiche o di quelle democratiche, sentimentali e ipocrite della propaganda alleata. Per un altro verso, la guerra mi sembrava però necessaria come un puro fatto rivoluzionario. A tutta prima non era stata diversa l'idea dello stesso Papini. L'Italia doveva ridestarsi e rinnovarsi combattendo, e Marinetti aveva coniato la famosa formula «guerra sola igiene del mondo». Ma sia l'uno che l'altro avevano finito col cedere a motivazioni per me inconsistenti. A soli 20 anni, dunque, Evola ha già compiuto esperienze varie e disparate. Ha mosso i primi passi nel mondo artistico e teosofico, a contatto con personaggi di primo piano e dopo essersi costituito una solida base culturale. Ha valutato con lucidità la propria personale predisposizione e dalla sua pur limitata partecipazione alla guerra può così ricavare frutti comunque importanti, probabilmente decisivi per la formazione della sua personalità e l'individuazione del suo percorso. Prima di approdare al mondo della tradizione, anche Evola dovrà attraversare il suo personale deserto nichilistico, facendo giocare il proprio io nell'astrazione più estrema e totale, vale a dire in Dada. A guerra terminata, i nazionalisti e i futuristi superstiti, che già si erano impegnati per l'interventismo a fianco della Triplice Intesa, si mobilitarono per rispettare la cosiddetta vittoria mutilata attraverso la riannessione all'Italia delle terre irredente. È Gabriele D'Annunzio che si mette a capo di arditi e legionari per lanciarsi nell'impresa fiumana. Già eroe di guerra, oltre che poeta letterato di fama mondiale, nonché artefice del memorabile volo su Vienna, D'Annunzio dà vita per 14 nonché artefice del memorabile volo su Vienna, D'Annunzio dà vita per 14 mesi a una repubblica eroica e scanzonata, in aperto contrasto con il governo italiano. La simpatia dell'aristocratico Evola non poteva andare ad un'impresa del genere, un'impresa che in prospettiva deve essere vista come fucina indispensabile per forgiare, almeno in parte, quegli uomini che poi marceranno su Roma e daranno vita all'Italia fascista. Fiume e l'impresa d'Annunziana furono infatti il terreno di coltura per l'arditismo guerriero che si fa politico, il necessario teatro sperimentale a cui assistette in prima fila il futuro duce dell'Italia fascista. Ciò non di meno, un nesso tra il giovane Evola e il D'Annunzio aviatore legionario fiumano c'è. Un nesso, peraltro, che lega non solo i due, ma anche Mussolini e Hitler. Tutti hanno in comune lo snodo nicciano. E, paradossalmente, il Nietzsche di D'Annunzio, che odiava i tedeschi e la cultura teutonica in genere, è lo stesso Nietzsche di Hitler, quello cioè del mito del superuomo, benché diversamente elaborato. Il Nietzsche del Mussolini antemarcia è quello nichilistico del Dio è morto, che lo portò alla famosa provocazione. Se così non è, gli do 5 minuti per fulminarmi. E che è poi lo stesso Nietzsche che intriga Evola negli anni della sua esperienza da Dada, l'Evola che coglie l'illuminazione che lo porterà oltre. Poco di ciò che accade nella prima metà del XX secolo è comprensibile se si prescinde dall'influenza del pensiero nicciano e quindi delle sue variegate elaborazioni. Evola torna a Roma e, mentre è ancora inquadrato come ufficiale presso lo Stato Maggiore della Marina, spinge oltre la sua esperienza artistica per approdare, dopo una parentesi futurista, all'esperienza Dada. Come per tutti i campi nei quali Evola si è mosso con eccellenza, anche per quello artistico la cultura ufficiale pratica nei suoi confronti uno smaccato ostracismo che finisce con l'essere penoso. Ne è un esempio clamoroso la puntata di Passepartout sul dadaismo condotta dal sempre ottimo e puntuale Philippe Daverio, che però in questa circostanza è stranamente lacunoso e censorio. Vale comunque la pena di riproporne qui alcuni passi salienti,
considerazione del fatto che perlomeno sul dadaismo in generale emergono alcuni dati interessanti. Tutt'oggi è il movimento più importante del suo secolo, nel senso che tutte le cose le più importanti nell'arte, ma anche nella politica, non scordarsi del 68, tutti i movimenti più eversivi, più pieno di pensieri nuovi, di visione del futuro libertario, tutto comincia con il dadaismo. In questo senso ha fertilizzato il secolo XX e continua tutt'oggi. Se si guarda l'arte di oggi, no? Ci sono gli schiavi del mercato da una parte, che sono dei poveracci, dei pagliacci che obbediscono ai mercanti, alle fiere d'arte e tutto questo, e poi ci sono i pochi artisti che continuano la rivolta del pensiero e che vogliono cambiare non soltanto la cultura ma anche la società, e questi sono influenzati dal dadaismo. Si può dire che è veramente il movimento che è stato ha generato le cose più importanti del secolo, non solo il surrealismo, che è una cosa ovvia, no? Ma anche i situazionisti, per esempio. Finisce immediatamente Intenzioni di pensiero. Rispetto al mondo ordinato di Arp, il manifesto di Zara è di rottura totale. Cita Cartesio. Non voglio neanche sapere se sono esistiti uomini prima di me. Abbasso il futuro. Una esaltazione del nichilismo allegro. Quasi apostolico nella voglia della contraddizione totale. Abbandonate tutto, abbandonate Dada, abbandonate la vostra moglie e la vostra amante, le vostre speranze e i vostri timori. Partite per le strade. I dadaisti erano pacifisti, antinazionalisti e completamente nell'ironia. Invece i futuristi, anche bravissimi poeti, però si prendevano sul serio. I dadaisti mai. I dadaisti avevano una visione totalmente sarcastica della vita. I futuristi erano per la guerra. Viva la guerra, diceva Marinetti. Invece i dadaisti tutti contro la guerra, desertori, antinazionalisti, antipatrioti. Ricordati che Hans Arp si è soffiato il naso nella bandiera nazionale, più anarchico di questo mori. Insomma, il dadaismo è nato contro la guerra, il futurismo per la guerra. In realtà i futuristi si formano prima della guerra, che credono un'avventura entusiasmante. I dadaisti la guerra l'hanno vissuta, ne reggono le ferite sulla pelle e scappano a Zurigo perché è territorio neutrale. C'è da puntualizzare che i futuristi furono interventisti e quindi a favore della guerra prima, durante e dopo. Tant'è che molti di loro approdarono a Fiume e alcuni proseguirono l'avventura bellica in Africa e in Spagna. Quanto a Marinetti, lui il grigio verde l'aveva già indossato nel 1911 in Libia e dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale andrà in Etiopia nel 1936 per poi partecipare alla seconda guerra mondiale e finire addirittura a 66 anni in Russia nell'Armir. Morirà dopo aver aderito alla Repubblica Sociale Italiana. E i dadaisti? Di sicuro arrivano in Svizzera non perché è territorio neutrale, ma perché lì Hugo Ball ha dato vita ad un intrigante cabaret che attira gli artisti dell'avanguardia. I fondatori del dadaismo come Ball, Arp, Zara, Janko non sono né disertori né renitenti alla Lega, anche se non si può certamente dire che della guerra siano cantori. Si potrebbe poi contestare a Jean-Jacques Lebel la sua lettura del gesto brutale di Arp. Quel soffiarsi il naso nella bandiera non è sinonimo di contrarietà alla guerra in quanto tale, ma piuttosto disprezzo per il nazionalismo tout court.
ma conviene lasciare da parte tutte queste esegesi che tendono a dare del dadaismo post-mortem una definizione ideologizzata, facendo ricorso a interpretazioni tipiche della mentalità contemporanea, in un approccio che privilegia una lettura un po' fricchettona e un po' accademica, come se il dadaismo fosse stato una semplice questione di gusto estetico e rifiuto istintivo delle formule culturali e politiche coeve. Conviene, invece, prestare attenzione a un fatto che pure balza subito agli occhi, e cioè il totale silenzio calato dalla critica sul primo, più grande e forse unico dadaista italiano, Julius Evola, che di Tristan Tzara fu amico e che tradusse in italiano il Manifesto Dada, espose quadri, tenne conferenze fino anche all'Università di Roma e scrisse l'unico poema Dada degno di nota. E si badi, Evola riuscì a essere dadaista e al contempo fiero sostenitore dell'azione militare, portando la divisa di ufficiale con partecipato contegno. Evola aveva cominciato a dipingere proprio nel periodo bellico, fra il 1915 e il 1918, frequentando lo studio di Giacomo Balla, luogo d'incontro di giovani artisti provenienti da varie estrazioni culturali e persino con interessi teosofici ed esoterici, come testimonia il pittore Arnaldo Ginna. Ma il futurismo, movimento al quale Evola partecipa e sotto il cui influsso produrrà i primi quadri rientranti nella tendenza dell'idealismo sensoriale, gli apparve quasi subito poco consono al suo sentire. In quel periodo giovanile, dato che in Italia come movimento artistico d'avanguardia praticamente esisteva quasi soltanto il futurismo, ebbi rapporti personali con esponenti di esso. In particolare fui amico del pittore Giacomo Balla e conobbi Marinetti. Anche se il mio interesse principale era per i problemi dello spirito e della visione della vita, coltivavo altresì la pittura, una disposizione spontanea al disegno, essendosi manifestata in me già da bambino. Non tardai però a riconoscere che, a parte il lato rivoluzionario, l'orientamento del futurismo si accordava assai poco con le mie inclinazioni. In esso mi infastidiva il sensualismo, la mancanza di interiorità. Tutto il lato chiassoso ed esibizionistico, una grezza esaltazione della vita e dell'istinto curiosamente mescolata con quella del macchinismo e di una specie di americanismo, mentre per un altro verso ci si dava a forme sciovinistiche di nazionalismo. Così il futurismo eretico evoliano entra in crisi e tra gli anni 1918-1920 il giovane Evola si sposta su posizioni teoriche, elaborate anche in pittura, definite astrattismo mistico, con un passaggio reso agevole anche dal fatto che le sue opere futuriste erano già condizionate dalla componente astratta. È il passo necessario per l'apertura all'universo dadaista. Poco prima della sua morte, Julius Evola, provato da una paralisi ormai trentennale, ma lucidissimo e con lo sguardo ancora bruciante di magica energia, rilascia alla TV francese una breve intervista nel corso della quale rievoca in modo puntuale i suoi antichi trascorsi di giovane artista dada. E il faut souligner qu'il n'y a pas eu un mouvement de l'Est au sein propre d'Italie. Il y a eu des manifestations singulières. À Mantoue, il y avait un petit crew avec Cantarelli et Fiozzi qui avait publié une petite revue appelée Bleu, où aussi Dadaïs collaborait. Mais j'ai su de cette revue par le truchement de Tzara. Ensuite, j'ai donné aussi ma collaboration. Mais de cette revue ne sont parus que trois numéros. À Rome, il y avait une salle de concert très connue, dans un ancien amphithéâtre romain appelé Augusteo. Au-dessous de cette salle, un peintre futuriste italien, Arturo Ciacelli, avait créé un cabaret à la française. Dans ce cabaret, dans les salles de ce concert, deux de ces salles, je les peintre moi-même, j'ai fait la décoration moi-même. Là, c'est un petit théâtre. Dans ce théâtre, il y a eu une manifestation d'Ada, avec la récitation de ce poème à quatre voix. Par quatre personnages, trois hommes et une jeune fille, qui pendant la récitation buvaient du champagne et fumaient. Et
scène et la musique d'accompagnement, Schoenberg, Satie et des autres musiciens de cette ligne. Cette soirée était destinée à des invités seulement. Chacun reçut un petit talisman d'Adin. Et nous avions l'intention de lancer un numéro unique sur le dadaïsme avec la traduction des manifestes Dada, mais malheureusement celui qui nous avait promis les moyens financiers n'a pas tenu sa parole. Et je vous dis que là, quant à l'exposition dadaïste, il ne s'agissait pas seulement de cartes et de tableaux, mais nous avions l'intention précise d'épater les bourgeois le plus possible. Ainsi, il y avait dans la salle toutes sortes de placards. À l'entrée, chaque visiteur entrait sale intrigant. Puis, à travers la salle, des mots de Tristan Tzara. J'aimerais bien coucher avec le pape. Vous ne comprenez pas, nous non plus, comme c'est triste. Au fond, avant nous, la blé nous régit. Après de nous, les déluges. Puis, sous les tableaux, il y avait des petites écritures comme ça, par exemple, achetez ce tableau, je vous en prie, ça fait 2,50 francs. L'autre tableau à regarder en dansant les chimies. Puis les préférences et les antipathies des Dada. Par exemple, Dada aime les bas en soie. Dada est contre la patrie. Dada n'aime pas la Sainte Vierge. Le vrai Dada est contre Dada, et ainsi de suite. Alors, vous pensez bien que, étant donné cette penchant, auquel nous tenions beaucoup, parce que pour nous, une certaine mystification, un certain euphémisme, une certaine ironie était essentielle dans le dadaïsme. Vous pouvez bien penser quel était l'accueil du public en général, qui se rendait déjà aux manifestations dadaïstes, pas pour s'intéresser à l'art, mais pour faire du tabage. Si bien qu'on se rendait là avec des potages avec des œufs pourris, etc. Mais aussi, à part le public en général, aussi la critique ne nous prit pas au sérieux. Il n'avait pas un soupçon qu'il y avait des sérieux, dirais-je même très sérieux, il y avait derrière cette masque de fubisme et de mystification, etc. Ainsi, je peux dire que le dadaïsme n'a pas eu de suite en Italie. Lorsque je suis retiré, lorsqu'après avoir publié 3 ou 4 numéros, le groupe de Mantoux s'est retiré dans le silence, il n'y a plus eu de suite. Comme je vous l'ai dit, pour nous, le dadaïsme était quelque chose de très sérieux. Il n'avait pas une signification en tant qu'art. Pour nous, ce n'était pas les tentatives de créer un art nouveau. C'était l'opposé du futurisme, qui était emballé pour le futur, pour la civilisation moderne, la vélocité, la machine. Tout cela n'existait pas pour nous. Alors, si on considérait le dadaïsme, et en partie aussi l'art abstrait, avait une valeur comme le reflet, comme la manifestation d'une crise existentielle très profonde. On était arrivé au point zéro des valeurs. Alors il n'y avait pas trop de possibilités à celui qui avait fait sérieusement cette expérience. On devait se tuer, ou bien rebrousser chemin. Et plusieurs l'ont fait. Si deve alla intelligente sensibilità di Marzio Tremaglia, allora assessore alla cultura della regione Lombardia, se nel 1998, nel centenario della nascita, si è potuta tenere a Milano presso il prestigioso Palazzo Bagatti-Valsecchi la più importante e completa mostra dei quadri di Evola. Di quell'evento restano, a parte i cataloghi, solo queste immagini, purtroppo di pessima qualità, che inseriamo qui a titolo di pura documentazione. Dice Evola nel Cammino del Cinabro. In Italia fui tra i primissimi a rappresentare la corrente dell'arte astratta in connessione col dadaismo. Conobbi personalmente Tristan Tzara e altri esponenti del movimento.
ne abbozzai la teoria in una piccola pubblicazione del 1920 dal titolo Arte astratta. Ho già detto perché non simpatizzavo troppo per i futuristi. Nel primo dopoguerra fui invece attratto dal movimento dadaista, soprattutto per via del suo radicalismo. Il dadaismo non voleva essere semplicemente una nuova tendenza dell'arte d'avanguardia. Difendeva piuttosto una visione generale della vita in cui l'impulso verso una liberazione assoluta, con lo sconvolgimento di tutte le categorie logiche, etiche ed estetiche, si manifestava in forme paradossali e sconcertanti. Per aver conosciuto il brivido del risveglio, i dadaisti proclamavano una necessità severa, senza disciplina né morale. Di rigore, il dadaismo non poteva condurre a nessuna arte in senso proprio, segnava piuttosto l'autodissolversi dell'arte in un superiore stato di libertà. Il dadaismo doveva realizzare ben poco di ciò che io in esso avevo visto. Si rappresentò di certo il limite estremo e insuperato di tutte le correnti d'avanguardia. Tuttavia esso non si autoconsumò nell'esperienza di una effettiva rottura di livello, di là da ogni arte e di ogni consimile espressione. A chi pensa che il tema della rottura di livello, cioè del passaggio attivo a dimensioni via via sempre più elevate, in luogo del passivo trascinamento nel baratro del non senso, sia apparso in Evola con l'adesione al dominio della tradizione, resterà stupito nel leggere quel che egli scriveva a Tristan Tzara sul finire del 1921. Vi spiegherò cosa intendo per iperbole. Supponete di avere dell'olio e dell'acqua nello stesso bicchiere. A causa della diversa densità, i due liquidi si disporranno in due strati. Evidentemente, il piano di separazione sarà per l'acqua che si trova sotto, quello supremo, mentre per l'olio che è sopra, sarà il più basso. Ora, io penso che la posizione della virtualità immobile, che avevo creduta definitiva, possa al contrario essere un punto di partenza che può ben essere simboleggiato dal piano di separazione dell'olio con l'acqua e che per colui che è in basso nella mischia dell'umanità è il supremo, mentre per colui che è veramente distaccato dalla vita, dal cerchio, questo piano può essere il punto di partenza per una nuova vita e dunque il suo punto più basso. Questa nuova vita è il regno dell'iperbole, che, come la chiamavano i greci, è la madre, sorella e figlia di se stessa, è l'attività disinteressata, ossia la libertà. Nel recinto qualche pecore che giocano a fare il leone. Siamo nati. Viene subito alla mente la concezione alpinistica di Evola e il richiamo al Simmel a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza, al più che vivere, all'astrazione della forma oltre la vetta. E si rimane esterrefatti nel constatare come in Evola tutto si lega, tutto si tiene fin da subito, come ogni andare oltre sia in realtà un procedere in un ordine rigoroso, come ogni passo compiuto abbia davvero un preciso nesso con la superiore visione del mondo e concezione dell'uomo. Il suo stare in trincea, tra le avanguardie artistiche o sulle cime dei monti, e, come vedremo più oltre, in ogni ambito al quale ha approdato, ha sempre il medesimo senso. Dobbiamo a Pablo e Chaurren una raccolta di tavole attraverso le quali si presenta Evola in Dada. E Chaurren è figlio d'arte. Suo padre è l'ultimo grande pittore surrealista, il cileno Roberto Sebastian Matta Echaurren. Pablo, nato a Roma dove vive e lavora, respira l'atmosfera ludica che permea le opere del padre. Echaurren si definisce da sempre costruttore di immagini e la sua creatività cromatica e formale si esplica appunto attraverso la costruzione di fumetti, manifesti, pubblicità, copertine di libri e dischi. Affascinato dal futurismo e in particolare da Fortunato De Pero, Echaurren ha affrontato, oltre a Julius Evola, altri personaggi scomodi come Dino Campana e Ezra Pound.
Per quanto riguarda il dadaismo, acutamente Chauren rifugge dai facili stereotipi che lo vogliono semplice rivolta della concezione artistica messa in campo da giovani pacifisti in polemica con i nazionalismi guerrafondai, e rileva invece il nesso esistente tra il dadaismo e una sapienza originaria di stampo orientale filtrata in qualche modo in Occidente. Di solito si tende a separare la figura di Evola, pittore, artista, dadaista, da quella di esperto, studioso di filosofie orientali e di tradizionalista. Ma se guardiamo al dadaismo con un occhio diverso da quello che abitualmente usiamo, scopriamo che nel dadaismo questi elementi ci sono già tutti. Diciamo che il dadaismo, come diceva Tristan Zara con uno dei suoi paradossi, il dadaismo non è moderno. E in effetti il dadaismo, diversamente dal dadaismo che punta tutto sull'elogio dello slancio, di vedere come un viaggio interiore, come un'attenzione all'artigianale. Non solo, ma il dadaismo ha una forte valenza, diciamo, orientaleggiante. In lui ci sono enormi elementi da zen. Tristan Zara diceva: dada non significa nulla, il maestro zen al suo allievo che gli chiede come posso trovare la via, gli dice che lo zen non esiste. Lo zen, come il dadaismo, privilegia l'antimente, rifiuta tutta quella razionalità che ha appresso. Non solo, ma appunto per lo zen fondamentale è rifiutare se stessi, perché diciamo è nel vuoto, è nell'assenza che si può trovare l'illuminazione. C'è un elemento in Evola che è curioso. In fondo il dadaismo sancisce la morte dell'arte, e Marcel Duchamp fu il maestro in questo. A un certo punto interruppe in qualche modo la sua carriera e diciamo praticando quello che è stato definito. Ma poi così fino in fondo non fu, perché continuò comunque a lavorare, a produrre piccoli oggetti, piccole provocazioni. Anzi, alla fine della sua vita poi riassunse tutto questo in un'opera centrale, che è una grossa stanza su cui aveva lavorato per un decennio. Invece Evola veramente a un certo punto raggiunto forse quello che lui riteneva essere, come dire, il culmine della sua espressione artistica, e da lì lui non riprese più in mano il pennello se non per un piccolo episodio negli anni 60 e semplicemente per riprodurre e replicare alcune opere che era stato costretto a vendere. Quindi in questo possiamo dire che Evola forse è più di altri l'incarnazione e la dimostrazione del paradosso dadaista. Le lettere di Julius Evola a Tristan Zara sono state pubblicate nel 1991 a cura della Fondazione Evola e grazie all'opera di recupero della studiosa Elisabetta Valento, autrice del saggio Homo Faber, un testo fondamentale per inquadrare l'esperienza artistica di Evola. Non è rimasta traccia delle risposte di Zara, ma è comunque possibile farsi un'idea precisa e autentica dell'ampiezza e della tipologia degli argini concettuali del dadaismo secondo lo stesso Zara. Diciamo secondo lo stesso Zara, perché un vero e proprio fondatore del dadaismo non c'è. Zara, attraverso il famoso manifesto del 1918, evocherà i labili contorni del movimento dopo che esso si era generato. Si tratta all'inizio quasi di una germinazione spontanea e disordinata che ha come comune denominatore la volontà di provocare l'idea di arte allora dominante attraverso lo sberleffo e l'ironia. È quanto sostiene lo stesso Marcel Janco, compagno di liceo di Zara, insieme al quale già nel 1912, a Bucarest, fonda la rivista Symbol. I due si trasferiscono poi, nel 1915, a Zurigo. Capacité et de la culture suisse à ce moment-là, nos actions depuis la peinture jusqu'à la poésie, qui commençait déjà à être abstraite, étaient des manifestations non seulement révolutionnaires, mais un peu dégoûtantes à leur goût. Ils ne le goûtaient pas, et des fois, on s'est aperçu que certaines amitiés que nous avions bâties, dans le cabaret même, nous délaissaient, nous abandonnaient. Et à ce moment-là, Zara
qui avait un peu pris le dessus, étant plus international que Ball, qui ne savait même pas bien le français, et qui avait le contact international le plus vivant, parce qu'il était en liaison avec les Italiens, avec les Français surtout, et avec l'Amérique aussi, avait dirigé vers l'acuité, vers l'épatage du bourgeois, pour faire vivre le cabaret, pour attirer de nouveau la jeunesse. Et toute manifestation était toujours entourée de quelques piments, de quelques accents désagréables. On commençait une exposition en disant « merde à la beauté » ou on commençait par ouvrir une soirée en lisant Nostradamus. Vous connaissez Nostradamus? C'est un poète du XIIIe siècle ou du XIIe siècle français qui écrivait de la peinture abstraite, de la poésie abstraite. Celui-là a influencé immensément notre groupe. Le public n'y comprenait rien. Après, montait sur la scène le poète et il chantait une chanson abstraite comme Hugo Ball, qui a commencé vraiment le premier sous l'influence de ces chansons nègres que nous avons lues dans le cabaret, sous l'influence de ces histoires et de ces danses javanaises. Ils ont commencé à créer une poésie abstraite, un langage qui allait très bien, entre nous soit dit, à notre jeunesse qui ne savait pas assez bien le français à ce moment-là. Et le public était tout à fait affolé, ça les amusait comme tout. Et jusqu'à un moment donné, quand ils sentaient qu'on se moquait d'eux, quand ils sentaient que ça allait un peu trop loin, ils commençaient à jeter avec des œufs pourris, et des beefsteaks, et des saucisses, et de tout. Mais les salles étaient pleines. Il 5 febbraio 1916 a Zurigo nasce il Cabaret Voltaire. È Hugo Ball a fondarlo insieme all'amica Emily Hennings, ricavandolo da una bettola di proprietà di tale Efraim, al numero 1 della Spiegelgasse nel quartiere di Niederdorf. Hugo Ball è un contestatore, un dandy annoverabile nella cosiddetta generazione della Pléiade espressionista. Uomo di teatro, scrittore, amico di Hermann Hesse, poi suo biografo, nel maggio del 1915, suggestionato dall'opera di Kandinsky, approda a Zurigo. Qui all'epoca convergevano autentici hippie ante litteram, disertori, renitenti alla leva, artisti d'avanguardia, anarchici e rivoluzionari di vario calibro. Proprio nella Spiegelgasse, al numero 12, alloggiava Lenin. Col Cabaret Voltaire, Ball si propone di creare un punto d'incontro in cui pittori, musicisti, attori e letterati possano scambiarsi idee e dar vita a eventi artistici d'ogni genere. Il programma annuncia di volta in volta testi di Morgenstern, Wedekind, Marinetti, Sandrard, Cangiullo, Hoddis, musiche di Max Reger e Claude Debussy, e molto altro ancora. Kandinsky vi espone le sue opere e dopo di lui Modigliani, Segal, Zlocki, Picasso, Max Oppenheimer. Ma questa sorta di tranquillo cenacolo che si differenzia dagli altri locali zurighesi per l'alto tasso di intellettualità e proposta artistica, negli altri si respira più l'atmosfera da circo con mangiafuoco, saltimbanchi, animali addomesticati, si infiamma con l'ingresso di Richard Hülsenbeck e dei rumeni Tristan Tzara e Marcel Ianco. Invece di musica tardo-romantica, ora si suonano Arnold Schoenberg, Erik Satie, ritmi afroamericani e pezzi bruitistici. Il linguaggio dominante di ogni espressione artistica è ritenuto mistificante e mistificatore, imbalsamato, inautentico. Si ritiene che passando attraverso un certo primitivismo espressivo sia possibile giungere ad un nuovo linguaggio. In una surreale atmosfera di provocazione e di immaginazione senza freni, nasce il dadaismo. È la sera dell'8 febbraio 1916. Tzara è il più consapevole, quello che ha le capacità intellettive e gli strumenti culturali necessari per codificare il movimento, e sarà quindi lui a scrivere il manifesto e a costituire la necessaria rete di rapporti tra Francia, Germania e Italia. E, come è naturale che sia, in ognuno di questi tre paesi il dadaismo assumerà forme e connotati specifici.
In Italia, come già detto, è Julius Evola ad attivarsi più di ogni altro, a stabilire una connessione diretta con Zara e a produrre composizioni degne di nota. Il dadaismo evoliano è sicuramente molto caratteristico rispetto ad analoghe elaborazioni, sia contemporanee che future. Se non altro perché Evola, ancora inquieto esploratore e indagatore circa la propria cifra personale e a ridosso della sua crisi esistenziale, porta dentro il dadaismo sedimentazioni metafisiche elaborate con la frequentazione dello studio di Giacomo Balla, nel quale, come ricorda il pittore ravennate Arnaldo Ginna, i frequentatori, tra cui il ventenne Evola, avevano tra le mani i libri di teosofia di Annie Besant e di Madame Blavatsky e le opere antroposofiche di Rudolf Steiner. È dunque da sfatare l'idea che tutto Dada sia da intendere come astrazione dal senso e irriverenza verso ogni forma. In realtà, quando ci si riferisce a Dada, si hanno di vista essenzialmente le opere di Picabia e di Duchamp, già declinanti verso il surrealismo. Evola, invece, si è avvicinato già da tempo alla sapienza alchemica, che in qualche maniera condiziona la sua prima produzione di ispirazione futurista e poi dadaista. I suoi quadri, per chi sa vedere oltre la superficie, sono lì a testimoniarlo. Allo stesso modo, chi ha mezzi sufficienti non potrà non cogliere nel poema Dada a quattro voci, la parole obscure di Paysage intérieur, l'essenza altamente simbolica già intesa come linguaggio della sapienza tradizionale. Ed è lo stesso Evola a ricordarcelo non solo 40 anni dopo, nel Cammino del Cinabro, ma già nel 1921, nella lettera a Tristan Tzara. Più degno di rilievo è forse il poema francese La parole obscure du paysage intérieur, uscito nel 1920 per la Collection Dada. Se la tecnica del poema è quella della poesia astratta e della cosiddetta alchimia delle parole, le parole usate soprattutto nelle combinazioni delle loro frange evocative dissociate dal senso reale, tuttavia, esso ha anche un contenuto perché vi si descrive una specie di dramma interiore, la cui chiave è indicata in un detto di ispirazione gnostica. Si ridestò al grande giorno e per aver creato le tenebre conobbe la luce. Nel poema prendono alternativamente la parola quattro personaggi a rappresentare altrettante tendenze dello spirito. L'uno incarna la volontà di un superamento distruttivo e dissolutivo. Il secondo, un personaggio femminile, l'elemento umano, affettivo o sentimentale, l'anima. Il terzo, l'astrazione disinteressata nella rarefazione creata via via nel paesaggio interiore, non disgiunta da una ironizzazione. L'ultimo, la contemplazione descrittiva, fungendo come una specie di coro, registrando cioè le trasformazioni che si susseguono nel paesaggio. Il tema fondamentale è quello della oscurità esistenziale, della sorda incessante gravitazione che sta al fondo della vita umana. Distruzione e rarefazione vi intervengono, per presentimento di una superiore libertà e per effetto di un diverso impulso. La parola iperbole, la curva che tende asintoticamente all'infinito, chiude il poema. Nei porti le galere impavesate e gli splendori coleranno nelle tenebre esteriori. La porta si chiude dietro di noi. Adaga, i monti si liquefanno. Adaga, in steppe immense. Adaga, in pioggia e stagno. La vita e algebra e i vegetali assorbono il metallo con la loro linfa. Le sue vene sono fili sottili di cristallo, la sua fibra è platino. Dentro la città la luce è spenta. Automi dentro camion trasportano cadaveri oscuri.
la vita è algebra e pomice, e i vegetali assorbono proprio metallo con la loro linfa. Bisturi deserto azoto, batteriologia compasso cerchio. Che fai, amico mio, diletto, amico mio, ricorda le praterie azzurrate, ricorda tutte le foreste di duce, miraggio, il cacciatore d'oro passava, le grandi orchestre rischiaravano i sotterranei, tutta questa flora sognante cullava allora il pallido infermo, e dietro una cortina ce n'era un'altra, e al di là di un'assenza c'era un'ebbrezza. Tu sentirai certamente che sul fondo del canale qualcosa agita le alghe abissali. Cerchio! Cerchio, 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 tutti cerchio. Tutti i microbi cerchio, corrono cerchio, in cerchio. Cerchio, cerchio, cerchio. Tutti gli uomini corrono in cerchio. Si affrettano come ossessi e non vedono la loro luce nella loro corsa per l'urto degli idoli. Sullo sfondo irreale, sangue in forma di croce. Amico mio, una grande croce, una grande, grande croce si proietta dall'alto sulla pianura. È possibile che esistano soltanto questa grande ombra e dei cerchi. Garagadara è il fratello di Somdora. L'impressionista è omosessuale e prende e lascia le più grandi Zed mastoidite, colossale pellicano. Amico mio, sognerai mentre nevica. Noi porteremo camelie nell'acquario, avrai carezze dolci, così che le tue piaghe non ne soffriranno. Sai bene che sono gentile, e quanto. Sono un tipo proprio distinto, e i marron glacé mi piacciono distinto, ma non capisco niente di quello che volete dire. Ma non voglio parlare con voi, signore, signore. Sottomarini nell'altro infinito. Nel quarto settore le arborescenze si illuminano e presto tacerete come se fossi di spugna e caolino. Ora non c'è più nessuno nei giardini d'inverno. Foresta d'amianto, plum cake. Di conseguenza Aga accede alla prescenza. Nel quarto settore le dighe si illuminano come un ascensore. Vedo Aga che diviene Ega. Vedo Ega che diviene Ea. E la grande città illuminata che si inabissa lentamente nell'oceano sognante. Il serpente Ea è la vitalità oscura, il movimento oscuro in forma sinusoidale nelle sfere pre-reali, e il grande umido, la penombra che si dilata e si contrae e dissemina boli infecondi verso la gravitazione, perché il grande serpente Ea non emette suono, e il suono è oscurità, soli in suoni, allucinati dal cerchio. Nelle stive, timpani sordi frusciano, ed Ea è anch'esso un cerchio, e voi non lo vedete, io lo so. Ea è pure l'incubo notturno, la vegetazione ultramarina, l'orrore che urla negli specchi, e crun crun granam Ea inocula nel sangue il lavoro ostinato e feroce di un milione di negri nelle miniere di San Francisco. Ora si proiettano dal centro i raggi più inflessibili, la chiesa di Nichele, le piramidi stanno per sorgere e gli incendi, il cielo che la fiamma nera bagna diverrà lago spento, e la formazione sinusoidale sarà il mistero del pane e dell'acqua nel secondo livello, affinché Ea attraversi il deserto e divenga azoto, e gli occhi possano vedere soltanto la danza di Alfa. Queste mani non sanno più dove posarsi, né per l'amore sterile, né per i profumi, i profumi, i profumi. Una respirazione, un pianto, un arcobaleno. Amico amabile, sono molto malata e non ho ancora ricevuto i miei vagli azzurro azzurro. Glan glan blaga, l'elementare danza. La chiesa di Nichele e le piramidi stanno per sorgere. Alfa danza. I deliri rimbalzano e divengono geometria sulle spiagge lunari. Alfa danza.
danza ansa sul pianeta e tutti i vulcani sono spenti. E se capite Alfa, la Sfinge si illuminerà e le cose si dilateranno con freschezza nel vostro cervello fino alla cattedrale siderale, ma nel cortile del convento sono state fucilate 80 persone. Non capisco nulla, non capisco più nulla, mio signore. Queste mani non sanno più dove posarsi. Tutti questi strumenti così fragili non possono più sopportare la rarefazione. E io non ho nessuno con cui parlare. Mi hanno rinchiusa in questo castello di ghiaccio sotto la flora dei fiori allucinati, in mezzo ai quali corrono fremendo le spirali e i viticci. Io sono molto sola e stanca, signore, e c'è solo amore nella mia vita. Per cosa? Perché mi avete chiamato? Il cielo scende sulla terra, le acque salgono al cielo. Le sole turbine tormentano questo silenzio metallico ed è possibile che per una parola detta il mondo scoppierà in etere e risa. Disegno preciso. Chirurgia. Tutte le vergini saranno uccise e bruciate nel mio regno alto potenziale e leggi rigorose occuperanno militarmente le piazze. Io voglio essere scheletro disarticolato, cenere, vento, anima di cartone ed elettricità chiara nell'installazione sentimentale, carta vetrata, un suono verde, assoluto. Noi siamo volontà fredda che decompone, assassini dalle mani carbonizzate che fissano il sole, whisky, centro, vuoto. Siamo la sfera che si contrae in punto, l'universo che si contrae in ironia, il pensiero che si contrae in punto. Ora io vi dico che morirete tutti e che la terra vi risucchierà come caucciù per la messa in scena. Blindeaia, Adagaia, Aga. 999 radice cubica a Shanghai. Evidentemente se procediamo verso le cascate che ridono, adesso vedrete l'ultra giallo in argilla e gutta perca. Gabbiano e la fibra si infiamma e le piramidi. Aea. Aea. Aea, 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 da. Le dighe verticali si accendono. Le daega. Torpediniere alle fontane. Non toccatele sotto l'uragano extra rosa. Morire, morire. Inchiostri, suore grigie e filosofi sull'ultraatlantico. Agora, crepuscolo, dietro al disegno le perforatrici. Le perforatrici. Ha tracciato il quadruplo. Brigan. Aea, aea, aea. Evidentemente. Avete troppo un'aria da seccatore, mio signore. Penso tuttavia che non parliate seriamente, perché parlare seriamente è una cosa da ridere. La prova di un'impotenza, a meno che non siate un impostore o un infermiere. Del resto nemmeno io mi prendo sul serio e lascio danzare i fantocci al ritmo dell'umanità, dell'arte e della scienza. Tuttavia spesso puzzano parecchio, è evidente, e questo mi disgusta perché, come sapete, io sono molto distinto. Povero amico. L'inventore diviene Panama con cammini tubercolosi, sua sorella la luce è glicerina, coralli arborescenti e strumento sessuale accettato giallo, cistite. Povero amico. Danza. Azoto, azoto. Azoto, azoto. La ferrovia. Il ferro della via. Ogni ferro nel ferro. Ogni via nella via. Chi cerca non esiste. Chi cerca non troverà mai, perché fugge in avanti. È un malato e il suo fiore è una piaga. Sulla loro testa il cielo cola sulla ferrovia. L'anima si esaurisce nel lago Atono, signore. Il sole nella notte. La notte nel sole. Ormai non c'è più nessuno, né stelle né fango. Ormai la forma non esiste più, ed Ada è questo splendore oscuro,
questo grido del metallo contratto nell'atmosfera incandescente che ricade su se stessa. Dada è la forza disinteressata. Non è una malattia, né un'energia, né una verità. Dada è il microbo vergine. Fissa te stesso, finché i tuoi occhi respirano questo niente che vibra nel nostro boudoir, dove si trovano i bulldog, dove mi sento sommamente intelligente e dove esistono blocchi di ghiaccio tiepido e rose verdi e la morte nella vita. Adesso tutti i telefoni trillano nevrastenici. Alfa è divenuto una colonna di fumo a forma di iperbole e baobab. Non so che ore sono. Grandi tubazioni d'acciaio di gesso venano l'organismo e fuori il cielo crollerà come in un terremoto. Bolangana, carina, zuda e le mimose, la sega e taratara. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Chi sei? Era così, e il seno, e la rosa, e la morte sorrideva. Chi sei, pallido amico, velluti? Non capisco perché parlate così tanto, forse per stordirvi con il rumore delle vostre stesse parole, che si innalzano e ricadono saltellando come schegge di legno, o forse per placare e blandire la vostra angoscia. In effetti chi soffre grida, grida, la vostra angoscia di essere soli, perché non c'è nessuno per ascoltarvi. Lo sapete bene, non c'è nessuno nei sentieri del sole. In effetti non so nemmeno io perché parlo, dal momento che abbiamo tutti labbra decomposte e il cuore a nudo. Nel centro è la più profonda, la grande oscurità. Tuttavia io trovo che la cosa non ha importanza. Infatti, arte, c'era un giovane dio sbarcato nella metropoli per la prima volta, ma vi trovò soltanto enormi edifici di cartone, freddi, abbandonati dalle luci e dagli uomini. Ivi le forze erano morte, miracolo d'inerzia. Sopravvivevano gli schemi scientifici delle forme in uno stupore infinito, e il giovane dio placò con segni magici e giochi limpidi la temibile esasperazione di quella vita senza vita. Tristezza. Arte. Infatti. Arte? Ma io sono molto annoiato. Trovo molto più morale sorseggiare elegantemente un cocktail che fare arte. Infatti. Roro Gogora è l'albero d'asfalto. Da 2 mesi truppe passano in fretta sotto il ponte. Atlantide. Orizzonte. Adesso le parole colano dalla bocca. Atlantide. Orizzonte. Adesso le parole colano dalla bocca come gli Shiva, giorni qualunque, l'inverno, le mitragliatrici nel cervello e cakewalk. Le mitragliatrici nel cervello e l'ultimo interplanetario diluvio che sale nero, malva nero. Danza illogica. Più, meno, sì, no, anima, locomotiva 2754. Nelle acque ipnotiche guardate il passaggio dei grandi vascelli fantasma. Che cosa posso fare? Tu non puoi capirmi, tu sei buono e forte, signore. Perché vuoi mentire? Le tue mani sono bianche rose di ghiaccio, i tuoi occhi di brome d'acciaio inquietano gli angeli. Sei tanto triste. Ascolta. Nel tuo tè ci hai uccisi tutti per questo fuoco d'artificio ormai scolorito. Lidie, perché? Il tempo è pesante, i giorni sono pesanti, tutte le officine sono chiuse. Oggi è domenica e non c'è nessuno in città. Il tempo è pesante, i giorni sono pesanti come grandi corazzate e la fonte siderale come la parola. Come l'anima e la visione chiara. Inutilità. Il me turbina vorticoso. Gli ultimi trapani
compiranno l'opera. Decomposizione e il mistero del metallo, il mistero del movimento assoluto e del numero della grande incomprensibilità della vita che è morte, della parola oscura. Gesso, sangue, vento, tutto nel grande arcobaleno, tutto in un grande cerchio d'acciaio e di volontà, in un grande cerchio chiaro, al di sopra dei cerchi nella vita senza soffio né luce, nel cielo che sta in alto come nel cielo che sta in basso e nel silenzio più intimo. Ogni centro si dissolve ora velocemente verso le periferie e gli incommensurabili, e dietro un vuoto c'è un vuoto, e dietro questo vuoto c'è un altro vuoto infinito, e passano le ultime grandi ombre, e la luce si dilata in aurora e in radio, e il più lontano ha ancora un'altra lontananza. I raggi smarriscono le origini, dal centro l'oscurità si dilata eternamente. L'ultima sfera altro non è che la prima sfera. Noi non siamo nient'altro che un eco. Questa fuga è la realtà, finché il bianco discenda dall'alto, tutti gli ingegneri e gli utensili sussultano. I microbi sfilano in formazione tetragrammatica e divengono suoni. Per questa sofferenza luminosa, per questa sete arrossata, per l'azzurro infinito, la pioggia eterna e il nostro disgusto, per ogni nostra passione e nostra malattia, cali con la parola oscura il sipario sulle macchine immobili allucinate nel gran teatro deserto. Amore, anima, non ho più forza. Lampada, ceneri, abisso, amore, nel gran teatro deserto, aga. Sono sempre molto annoiato. Silicio, firma, tuttavia. Bue grasso, polmone, viceammiraglio, infezione, minuetto. Cianosi, asintoto, grazie, losanga, anilina, autobus, limone, pluritonale, nel gran teatro deserto. Aga. Sangue in forma di iperbole. Iperbole? Iperbole. Chiunque voglia veramente indagare il percorso di Evola, chi voglia capire come si arriva ad aprirsi la strada da soli, vivendo in un'epoca come l'attuale, non può assolutamente prescindere dall'Evola giovane avanguardia del linguaggio artistico. Poi verranno l'Evola filosofo, studioso della sapienza orientale, l'Evola politico e metapolitico, l'Evola maestro della tradizione. Questo primo periodo dell'esistenza di Evola è a tutt'oggi troppo sottovalutato da chi si proclama suo estimatore e discepolo. Per contro, gli infidi mercanti di dietrologia e del politicamente corretto non mancano di porre in essere goffi tentativi di stabilire una netta separatezza tra questo Evola e quello successivo, ovviamente assolvendo questo e condannando l'altro. Sono tentativi resi possibili proprio dalla sottovalutazione del momento in cui la volontà dell'io, evolianamente inteso, ingaggia le prime battaglie. Yeah.
caffè? Caffè.